Centro ricambiauto.com, Robur Pallavolo Scandicci 3-0, una vittoria importante perché c'erano pochi punti di distanza con la Robur, quindi era una diretta avversaria. Sì, è quarta in classifica, due punti da noi, ora fortunatamente ora 5. Non so quello che ha fatto l'Arezzo, vedremo, l'importante era tenere salda la nostra posizione e credo che l'abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Devo fare i complimenti a tutta la squadra e onestamente anche loro hanno un buon organico. Ecco, noi siamo stati, non dico perfetti perché la perfezione è una cosa che credo sia molto molto difficile, però veniamo da un periodo in cui abbiamo lavorato molto molto bene e i risultati si vedono. Se vogliamo trovare un piccolo pelo nell'uovo, all'inizio qualche errore, un po' di distrazione, errori un po' sciocchi, diciamo così? No, è che purtroppo sai benissimo che era una partita abbastanza delicata e di conseguenza parti forse un pochino contratto fino a che non ti riesce le cose semplici, diciamo. Ecco, magari si tende a esagerare un po'. Noi avevamo preparato la partita credo molto molto bene, ci siamo allenati proprio nei loro punti deboli, siamo riusciti a mettere la formazione in campo girata, diciamo, proprio come volevamo noi. Torelli è stato veramente bravo stasera nelle scelte, nella distribuzione del gioco e tutto. Ci abbiamo lavorato molto e come ho detto prima, ripeto, i risultati sono venuti. Sabato prossimo arriva la capolista, come si prepara questa partita? Ma come tutte le partite, prenderemo le indicazioni possibili, poi sai benissimo che le indicazioni vengono, poi da una partita a quell'altra c'è sempre differenza. È una signora squadra, però chiaramente noi cercheremo di metterla in difficoltà e soprattutto cercheremo di vincere. Poi se sono più bravi di noi, vinceranno loro. Conosce la capolista, l'ha già vista in azione? Ma ci abbiamo giocato anche anno e onestamente era un'ottima squadra. Credo che quest'anno hanno cambiato qualcosa, però vedo che insomma fino adesso non hanno perso una partita, sicché questo credo sia il miglior biglietto da visita che possano avere. Vengono qua e molto probabilmente noi temiamo loro, ma anche loro dovranno temere noi, perché i risultati vengono e è bene che abbiano paura, insomma, come noi li temiamo, però ecco, vogliamo giocarcela, poi vedremo sabato sera. Allora, passiamo a uno dei giovanissimi della pallavolo Biturgense, per te ancora poco spazio, in futuro aspetti di giocare di più? Sì, che ancora adesso è molto presto e dobbiamo iniziare da livello come questo per arrivare poi a quello possibile, insomma. Qual è il tuo idolo dei più grandi, diciamo così? Fei, Cisolla, così. Della centro ricambi auto? Martinelli, Davis. Martinelli? Sì. Tira le schiacciate ogni tanto, che è difficile da prendere. Sì, sì, anche Santi stasera ha giocato molto bene, ma nel complesso tutti. La scuola Tifernate, diciamo così. Sì. Di Città di Castello. Sì, sì.